Cani di guerra. C'è un altro animale che fa la sua comparsa fino in trincea, che va dove il cavallo non può. Il cane, naturalmente. Dove arriva l'uomo, il suo cane non può non arrivare. Tanto più che ci sono dei cani che fanno un vero servizio militare. Noi in Italia non abbiamo, come in Fiandra e in Olanda, cani abituati anche in pace a tirare i carretti. I ragazzi sanno che ad attaccare anche il più paziente dei cani alla carriola è un affare quasi disperato. Nemmeno dei barboni, che si prestano con tanta espansione a tutti i loro capricci di gioco, si è mai riusciti a fare dei passabili pony. Da noi i cani non amano il lavoro disciplinato. Non è vero che lavorino da cani i nostri cani. I più il loro pasto se lo guadagnano facendo i signori, abbaiando un poco e molto scodinzolando. Ma in guerra ho visto anche dei nostri cani, cani da caccia, San Bernardi, Maremmani, istruiti a tirarsi dietro un carrettino su cui si lega un cofano di cartucce. Sono attaccati con finimenti che, in piccolo, sono proprio quelli dei cavalli, salvo che invece del morso i cani hanno il solito guinzaglio tenuto a mano da un soldato. Ma durante il combattimento essi devono portare da soli i caricatori di cartucce ai soldati che avanzano. Succede a volte che un reparto avanzando rimanga per un poco isolato dal resto delle truppe e che il nemico concentri il fuoco dietro il reparto per tagliarlo fuori. La solita dotazione di cartucce può non bastare. Allora si mandano i cani che, per i camminamenti e anche allo scoperto, possono raggiungere di corsa i soldati in avanti, un servizio di grande importanza, quasi un servizio di collegamento. Io spero che i nostri cani, portatori di cartucce, facciano sempre con onore il loro servizio delicatissimo e meritino tutti una bella medaglia da portare attaccata al collare. Ma, conoscendo il temperamento un po' distratto dell'animale, mentre non dubito che sotto qualunque fuoco raggiungerà il suo reparto combattente, posso temere che carretto e cartucce rimangano seminati per strada. Ho più fiducia nel cane cerca feriti. Il nostro cane ha un'anima pietosa e umana. Come soldato, il suo posto naturale è il posto di medicazione. Si può stare sicuri che è finito il combattimento. Se scopre in un burrone un ferito che si lamenta, non sta a distinguere se geme in italiano o in tedesco e abbaia lo stesso nel modo convenuto perché i portaferiti scendano a prenderlo. E allora, purtroppo, ferito, portaferiti e cane corrono il pericolo maggiore. Se gli austriaci si accorgono che i nostri escono dalle trincee a raccogliere i feriti e li hanno a tiro di fucile, sparano. È avvenuto più volte e ancora non ci si vorrebbe credere, perché in fin dei conti anche i soldati austriaci sono uomini, non sono né lupi mannari né orchi. Quelli che avrete visti anche voi, prigionieri, non avevano delle facce umane, qualche volta un po' intontite, qualche volta rassegnate, buone? Rammento un giovane Jäger appena preso dai nostri. Piangeva come un vitellino. Di paura? No. Perché gli dispiacesse di essere fatto prigioniero? Nemmeno. Ma temeva, come prigioniero, di non poter far sapere dov'era sua madre, che prima, anche da soldato, ogni tanto poteva rivedere perché stava in un villaggio vicino, nella valle del Chiappovano. I nostri carabinieri, a cui l'interprete traduceva quel pianto, ci si commuovevano e un brigadiere andò a cercargli una penna perché scrivesse subito alla mamma, quel povero ragazzo. Eppure, dalla trincea, anche quel caro ragazzo avrebbe tirato sopra un nostro ferito. Ordine, ordine fatto da qualcuno che in trincea non ci va. Da un tedesco che, pur avendo l'aspetto di un uomo, ha ragionato come un gorilla che sapesse, purtroppo, ragionare. Il tedesco ha ragionato così. Se i nemici sanno che, rimanendo feriti, saranno in ogni caso raccolti e curati, combatteranno senza paura perché la morte non fa paura quanto la sofferenza,
Se invece assistono allo strazio dei loro compagni senza poterli soccorrere e sanno che a loro può toccare lo stesso, io dico che combatteranno di meno voglia, forse prenderanno paura. Ragionamento da gorilla che non capisce l'uomo, il quale, quanto più è offeso nella sua coscienza umana, tanto più si accende di una passione divina: vendicare gli uomini straziati dai gorilla.